dell'area del 15%. E oggi lo sciopero dei buoni pasto, ristoranti e supermercati non li hanno accettati per protestare contro le commissioni troppo alte. Michela Coricelli. Sulla carta è un buono pasto di 8 euro, ma per il commerciante che lo incassa vale solo 6 euro e mezzo. Il 20% è rosicchiato dalle commissioni. Per questo gli esercenti hanno scioperato contro i ticket. Non sono stati accettati nei supermercati, nei bar e nei ristoranti, anche a Milano dove sono pane quotidiano. Quindi non conviene perché c'è da pagare tanto. Noi abbiamo la clientela più o meno, maggior parte, il 90%, con i buoni pasti. Ci dicono che se possiamo non pagare quei buoni pasto preferiscono ogni tanto. All'origine del caro commissioni, accusano commercianti e grande distribuzione, c'è l'attuale meccanismo di gara dello Stato al massimo ribasso. Vi chiediamo una revisione radicale del meccanismo di gara che assicuri il mantenimento del valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera, che il costo del servizio venga sostenuto da chi lo richiede, non invece da chi lo rende, come succede in Italia. È un costo inaccettabile e rischia di mettere in discussione uno strumento di welfare importante che è utile a tanti lavoratori. A farne le spese, anzi a non fare più la spesa, potrebbero essere ora i 3 milioni di lavoratori che usano i ticket ogni giorno. Una grossa fetta proprio in Lombardia, fra le aziende che non hanno la mensa e i benefit.